su quello che adesso ha detto adesso qui in studio Musico, anche sul fatto, aggiungo io, che effettivamente poi parlando con gli automobilisti, per dire in questa città, Milano, i ciclisti sono spesso odiatissimi perché fanno delle cose, si sentono un po' i padroni della strada, risponderanno, non ci sono abbastanza piste ciclabili, quando ti passano a destra, no? In 50 centimetri mentre tu stai per girare, è sempre, no? Motivo di grosse liti. Allora, io credo che dobbiamo tentare uno sforzo tutti insieme, quello di uscire da questo dualismo, da questa dinamica quasi di scontro automobilista-ciclista, e lo dobbiamo fare secondo me perché ce lo chiede sia la posta in gioco, che sono le vite umane, sia l'evidenza, cioè aumentano il numero delle biciclette in un sistema infrastrutturale pensato per le automobili. Quindi o andiamo tutti insieme incontro a un nuovo patto che definirei di convivenza, di civiltà e di reciprocità, in cui si riconosce il diritto di entrambi, diciamo, i soggetti, anche perché poi, attenzione, c'è un altro punto, non è che il ciclista è ciclista e l'automobilista è automobilista, Sono tutte e due, punto. spesso, certo. Esattamente, cioè, nel senso, oggi può essere una cosa, domani può esserne un'altra, e quelle difficoltà che si incontrano dobbiamo analizzarle su due piani differenti, cioè il momento che c'è la violazione di una regola del codice della strada e la violazione avvenga da parte dell'automobilista, del ciclista o del pedone, c'è la violazione di una regola. Poi c'è una struttura, che è lo spazio urbano, lo spazio periurbano, che non sono pensati per questa convivenza. E il patto deve stare lì, deve essere un patto che è fatto non solo voglio dire, di una battaglia culturale, mi verrebbe da dire, che ci deve coinvolgere tutti, perché ripeto, ci sono le vite umane in gioco, ma Certo. anche di investimenti. Quindi lo spazio va ripensato perché questa convivenza sta diventando forzata, aumenta il numero degli italiani che acquistano biciclette e diminuisce coloro i quali si possono permettere, vogliono comprarsi, comunque vanno in giro in automobile, ma si sta riequilibrando, riallineando qualcosa che dal dopoguerra in poi è stato orientato esclusivamente all'utilizzo delle automobili, dei camion, degli autobus, comunque dei mezzi a motore. Certo. Quindi questo cambio culturale generale deve produrre anche dei cambiamenti di forma dello spazio, e che non sono cose che avvengono da un giorno all'altro, ma che sono, diciamo, ormai imprescindibili se vogliamo affrontare il problema, e dobbiamo tutti insieme essere, anche dire quasi, darci questo obiettivo comune, questa sfida, che laddove ovviamente esiste una conflittualità in questo paese diventa tutto derby, anche automobili e biciclette, in realtà non è questo il punto è stabilire uno spazio di convivenza comune con strumenti, ciclabili, zone 3, cioè non c'è la bacchetta magica, ecco, questo è il punto No, che no, io tendo a chiaro. sottolineare, perché le vite umane non si salvano con la bacchetta magica, ma con un patto e una condivisione. Ecco, allora servono nuove regole.